Salve, questi sono i premi della mostra che ho organizzato quest'anno, dedicata al Ponte del Mare, dal titolo collettiva di pittura Segni e colori del Ponte del Mare, che sta inquadrando il nostro amico Giancarlo. Tutti gli anni faccio qualcosa dedicato al ponte, quest'anno ho scelto questa struttura che mi è piaciuta subito, appena l'ho vista, anche perché proprio sotto il ponte c'è un bellissimo panorama, è una zona veramente molto bella, peccato che non è ancora, cioè non è sfruttata per niente, né turisticamente né in modo artistico, perché è bella anche il panorama, si vedono le montagne, si vede il Gran Sasso, i pescherecci, si vede dalla mattina fino a Roseto, Giugno 9, insomma un panorama bellissimo. Oggi non è tanto chiaro, ma la mattina presto c'è un panorama stupendo. E dicevo, questi sono i premi dedicati alla mostra. Come vedi, qui c'è la targa della provincia di Pescara, data dagli assessori Rapposelli e Cilli. Qui sono sbagliati, Cilli non l'hanno messo, ma sono tutte e due. Qui c'è la coppa del comune, del sindaco. Poi sono varie coppe date da alcuni sponsor, dalla mia organizzazione, dalla mia associazione. Questa è la premiazione probabilmente la faremo la prossima settimana, o la provincia, un locale della provincia, oppure sceglieremo un locale di Pescara che ci vorrà ospitare per questa premiazione. Volevo dire due parole sui miei quadri. Voglio avvicinare, queste sono le ultime opere che ho realizzato quest'anno. Questa è la Luna Rossa, il titolo, su questo fondo blu. Sono opere realizzate a smalto e acrilici, dove ho messo un po' di mia suggestione di colori. Gli altri due sono anche dello stesso periodo. Questa sarebbe una nevicata di notte, più o meno. Quelle sono luci sul mare che io mi sono immaginato quando ci sono queste regate, anche quando fanno i fuochi d'artificio a Sant'Andrea. Bene, io vi saluto e vi ringrazio. Appuntamento l'anno prossimo con un'altra struttura, se non questa sarà adatta alla mostra.